Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova video recensione della demo che ormai tutti si aspettano, che è appunto Final Fantasy XV. Allora ragazzi, intanto come vedete Square Enix, quindi cioè prodotti di qualità, perché la Square Enix comunque fa prodotti di qualità. E niente ragazzi, vi volevo dire intanto che questo gioco qua inizialmente era conosciuto come Final Fantasy vs. 13. E in più, vabbè, lo sapete che è stato fatto per PlayStation 4, Xbox, Microsoft, cioè per computer, eccetera. E vi spiego giusto così introduttivamente la storia. Intanto sentite già la musica bellissima in sottofondo, che è qualcosa di immenso. Aspettate solo che abbasso un pelino, altrimenti magari poi non mi sentite. Ok, allora, praticamente come funziona? Praticamente c'è stato, nell'ambito delle trattative di pace per porre fine al lungo conflitto tra il regno di Lucis e l'impero di Nephilim, è stato deciso il matrimonio tra il principe Noctis con la nobile sciamana Lunefreya, della provincia imperiale di Tenebrae, nella città di Altissia. A pochi giorni dalla firma dell'armistizio, Noctis lascia così la capitale, con i suoi tre amici più fidati. E succederanno un po' di cose che porteranno appunto a scoprire come sarà la storia. Non vi voglio anticipare troppo perché altrimenti sono sicuro che... Aspettate, sbagliato. Vi anticiperei troppo. Però in ogni caso, secondo me sarà un qualcosa di veramente molto molto bello. Cioè, diciamo che ho molte aspettative su questo gioco qua. Quindi adesso vediamole insieme. Ok, allora. Intanto ho lasciato ragazzi l'audio in giapponese con i sottotitoli in italiano. Ok, iniziamo. Nuova avventura. Il Saturno è sottotitolato dal gioco principale. Ok, c'è un dettaglio di gioco... Ok, facciamo standard. Proviamo intanto. Prima di cominciare a giocare, vuoi sentire il tutorial? Potrai apprendere le basi del combattimento e conoscere il mondo di Eos. Ma sì, perché no? Non so quanto durerà il tutorial, cioè scusate, il gioco in demo, quindi ragazzi al massimo ve lo porterò anche in due tranche, vediamo un attimo. Attenzione. Oh, che bello. Attenzione, un messaggio. Ciao Noct. Che bello rivederti. Ah, quindi il cellulare gli... Soprattutto sei tu a scegliere il nome. Cos'è quell'immaginetta? Sai estremamente, un posto che esiste solo nei tuoi sogni. Segnate a cavartela fuori dalla capitale, sai, per il viaggio. Ok. Assomiglia tantissimo al cane quello che c'è in Days of Symphonia. Tutorial di combattimento, vai. Ok. Gladio è venuto a darti una mano. Ah, Gladio è uno dei suoi amici. Ok. Offensiva e difensiva. Mettiti in difensiva. Ok. Ok. Evita automaticamente gli attacchi con X. Il trucco sta ad anticipare le mosse dell'avversario. Ok. L'ho cliccato X però, eh. Non vale, l'ho cliccato X, aspettate. Ho cliccato X, mi ha tolto vita ma l'ho cliccato. Ok. Perfetto. Vieni Gladio, vieni, vieni bello. Divertiamoci. Ah, intanto sta tornando su anche la vita. Nel frattempo. Volevi? Ah, RB mira. Cazzo. Grandissimo. Ora tocca a te. Allora, B. Modificare l'azione, muovi L e B. Ok. Ok.
Attenzione. Attenzione. Mi mangia le spalle e poi zacchete. È bellissimo il nostro pettino. Mi piace un casino. Ok. Quindi. Ah, adesso dobbiamo proprio fare il combattimento. Parate. Ah, ok, ci spiego come parare. Quando vedi il segnale di parata, è il momento di bloccare il colpo per poi contrattaccare. Ok. Ok. Niente, perfetto, l'ho cannato di brutto come al mio solito. Però è fighissimo il colpo come lo dà. Pa, pa. Attenzione! Ce l'abbiamo fatta e vai. Gladius, scusa ma hai stressato abbastanza. Ciao Gladius. Ok, devi farmi vedere un altro, dobbiamo farne. Eh no, niente. Allora, è strana come cosa, più che altro perché io quando vedo la X clicco ma non me lo fa. Parata, vai, grandissimo. Attenzione. Attenzione. Gladio. Ok. Mi ha fatto un po' male. Attenzione. Beh, io l'ho cliccata la X. Se poi dopo lui è indietro non è colpa mia. Vai. Ok, perfetto. Devi tenerlo premuto la X per parare, ragazzi. Se non pari bene, subirai danni molto pesanti. Infatti, innanzitutto, tieniti pronto a bloccare il colpo. Troverai un'esercitazione pensata appositamente per aiutarti a far parte da quelle parate. Approfittane. Ok. Aspetta, ok. Passiamo alla pratica. Ok. Ricorda attacco, difesa e parate sono la chiave per la vittoria. Sconfiggi Gladio. Vai, grandissimo. Mamma mia, ragazzi, le mine che gli sto tirando. Attenzione. Vai, wow. Bellissima questa mossa che sta usando. Missione compiuta, attenzione ragazzi, non abbiamo dato neanche il tempo di attaccarci. Tempo di esecuzione S, nemici sconfitti S. Già che ci siamo, perché non fai pratica con le proiezioni? Sai quando lanci un'arma e fiu... Mi piace. Passa al tutorial successivo, sì, dai. Scusate ragazzi se faccio il tutorial, però è troppo divertente. Cioè, nel senso, capisci anche un pochettino le mosse. Per chi non ho giocato gli altri di Final Fantasy. Ok. Proiezioni. È bellissimo sto mine. Ok, devo lanciare la Y. Wow. Se ti metti verso un nemico preso di mira, puoi sferrare una proiezione offensiva. Allora, RB. Ok. Aggancia avversario, RB annulla. Ah, ok. Ok. Girati però. Dai, Noctis, girati. E se ti giri... Ah, ok, devo per forza farlo con RB. Sì, ma non capisco il perché. Ah, Ciccio, sei girato. Wow, è bellissimo sto attacco qua che fa. Proseguiamo. Ok. Ok. I punti aggiungibili con la proiezione tattica sono segnalati da un indicatore azzurro. Sì, se lo vedo. Ah, ok, la sta giù. Ah, che figata! Mentre sei in alto dopo la proiezione tattica, prenderai sentimento di mira un nemico. Cioè, offensiva mia. Ok. Ok.
I PM sono quelli sotto, ok. La protezione e difesa consuma punti magia, indicati con la barra azzurra, ok. Diventi esausto, le tue azioni saranno limitate per qualche istante, sì. Ok, tieni d'occhio la barra e usa il letto di recupero quando necessario. Riparati dietro una roccia e altre sporgenze. Ok. Così. Ok. Perché le maracas? LOL. Puoi anche recuperare istantaneamente tutti i PM con una proiezione tattica. Quando vedi un indicatore, proiettati per ritrovare le energie. Ok. Usando solo proiezioni offensive. Ok. No, aspetta. L'ho cliccato però. Dove cacchio è andato? Ah, qua. No, aspetta. Wow. Ah, sono esausto, attenzione. Ok. Aspetta, aspetta che sono esausto. Scusate, ma sto un po' imparando a fare questi attacchi, perché prima li facevo in automatico, ma adesso devo comunque gestirli io. Volevi... No, aspetta, ho sbagliato. Cazzo. Non è facile da usare questo attacco qua. Cioè, sto... sì, è una specie di attacco. Attacco difensivo, diciamo. Ok. Ok, via, 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 via. Devo farlo per forza così, devo fare l'attacco, altrimenti... Ok, quindi bisogna sempre mirare con RB. Wow, 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 bastardo. Wow, meno male che l'ho parato. Via, via, via. Va bene, mi hai rotto le palle, adesso... Via, via. Ok. Sì, fa un po' fatica ad andarsene via, però è fattibile come cosa, diciamo. Mi piace, ragazzi, questo gioco. Secondo me ha tante potenzialità. Ok. Perfetto. Vabbè, esecuzione di... E questo è tutto sulle proiezioni. Mi piace tantissimo che tramite il cellulare mi parla... Cioè, è bellissimo, infatti, il nostro animaletto, diciamo. Passa al tutorial successivo, ok. Resistenze fisiche e magiche, attacco gladio. Ok, comincia una battaglia di scaldamento, metti a segno qualche attacco contro gladio. Cazzo. Ok. Quando attacchi il nemico il danno inferto viene visualizzato in colori diversi. Arancione, danni aumentati, viola, danni ridotti. Alcuni nemici esistenti ad alcuni tipi di armi e deboli contro altri. Nel caso di gladio le spade non sembrano essere efficaci. Ah, ok. Via, via. No, adesso iniziamo a far danno, eh? Wow, attenzione. Stronzo. Hai ricevuto un giavellotto di tipo lancia. Equipaggialo subito per usarlo. Ok. Menu. No, aspettate, il menu come cazzo lo chiamo? Cos'è?
Equipaggiamento. Ok. Noctis. Aspettate. Vale. No, aspettate. Allora, spada a due mani. Giavellotto, eccolo qua. Ok. Via via. Ottimo. Vediamo un po'. Mi piace comunque il nostro personaggio, mi piace già. Magie. Per usare magie devi equipaggiare come se fossero armi. Tieni, ti regalo questa per fare una prova, ok? Focum X5. Puoi calarla anche tu distillando energia elementare dal fuoco. Intanto però vediamo come usarla. Le magie come se fossero armi. Ok. Vediamo. Probabilmente al posto della spada leggera in questo caso. Magie. Oh, ce la fai? Lancia una magia. Ok. Wow! Mizzica, che ciocco che gli ho tirato, ragazzi! Da paura in tutti i sensi. Esatto. La magia ha effetti devastanti che non fanno distinzione tra nemici e alleati. Fai attenzione a non coinvolgere bersagli indesiderati. Impugna ampolla. Mirala per lanciare. Possono anche esistere debolezze magiche. Quando colpisci un nemico, guarda di che colore è il valore del danno inflitto. Se arancione è scoperta la sua debolezza. Ah, ok. Quindi ok, perfetto. Ricorda che prova a attaccare con una proiezione offensiva mentre impugna una magia o un dispositivo. Ok. Perfetto. Adesso ci farà combattere solo con le magie? Sì, sì. Se vuoi scoprire l'esistenza del nemico, puoi approfittare in stile riflessivo, dello stile riflessivo. Menu opzioni. Riflessivo potrei vedere informazioni dettagliate sul nemico preso di mira. Avere il tempo di... Ok. Opzioni. Aspettate, no. Ah, ci ha dato un altro potere? Ok. Ok. Equipaggiamento, Noctis. C'è solo Focum, però. Perché c'è solo Focum? Non dovremmo averci anche il Frost? Aspettate, forse però... Perché ho visto che c'era anche magia come voce. Ok. Scegliendo quantità materiali di base diverse. Ok, Focum... Andiamo di gelo. Crio. Vai. Ok. No, scusate, non riesco a capire. Ok. Ma non me lo dà. Ragazzi, sono io che sono un gondone, ma non ho capito. Scusate. Ok. Ah, forse al posto di queste devo metterla? No. Ho capito, ma... Allora, aspettate che leggo, va. Imposta la quantità di energia elementale. Ok. Mettiamo 7-8. Ok. Rimuovi
registro. Ampolla. Non capisco, ragazzi, perché faccia così. Forse era il tuo, no? No, infatti è il gelo. Forse di meno devo metterne, non lo so. Cirio per 3. Consigli. Anche solo uno? Vediamo, non funziona neanche con uno. Cioè, sto schiacciando il tasto giusto, penso. Ah, boh, vediamo un secondo se anche così ce la funziona. Ecco, appunto. Oh. Ah, si deve ricaricare, ok. Ah, non posso tirarla ancora il colpo. Azzo. Via, via, via. Vorreste. Oh, sto cliccando la X però. Perché non funziona? No, merda! Non avresti dovuto farlo, sai, Gladio. Ma perché non mi funziona il potere? Porco Giuda. Ok. Allora, prendiamo di mira. Aspettate, è così. Ok. Wow! Porco Giuda, che pelo. Via, via, via. Porco Giuda, non riesco a fare. Riuscissi a fare quella combinazione di che mi ha detto prima, ma non riesco a. Alla fo. Potenza. Ah, ok, così si distilla. Assegna, ok. Ah, ok. Dovevo cliccare in basso, ok, capito, capito. A posto. Wow, che figata sta arma, ragazzi. Mica l'ho fatto diventare un ghiacciolino, l'ho fatto diventare. Volevi. Mentre si ricarica, devo per forza fare qualche giretto. Vieni, vieni, Gladio. Divertiamoci. Ricordatevi quando create le magie, di fare, cioè di distillate le magie, di arrivare fino in basso, perché altrimenti non ve le fa distillare. Dovete proprio andare sopra con scritto proprio dove c'è scritto. Altrimenti non funziona. Attenzione. Volevi. Attenzione. Ecco, adesso è tutto su armi e magie. Ok. Spirito di squadra? Ah sì? Ok.
Scusate ragazzi se faccio tutti i tutorial, però preferisco. Al massimo scriverò video tutorial questi qua e poi dopo si fa proprio la storia. Attacchi incrociati e recupero. Ok. Ok. Tu compai squadra sono indipendenti in battaglia. Girano da soli, anche senza tua istruzione. Shinote, quando metti a segno un apparato, un aggiramento con una spada, uno spadone o una lancia, potrebbe aiutarti sferrando un attacco incrociato. Ah, che figata! X! Qua! Beh, in animas ma riesco sempre... Wow! A farla! Adesso che ho imparato... C'è l'altro per... Mi fa scassare sto tipo. Tecnica ausiliare. LB più tecnica ausiliare. Prompto, Gladio e Ignis possono assegnarti con le tecniche ausiliare. Assisterti con le tecniche ausiliare. Quegli attacchi speciali consumano una parte della barra dedicata che si riempie gradualmente durante la battaglia. Ok. Ok. L'ho fatto. Non lo fa. B. Era questa? Che dobbiamo fare? Se la tecnica va a segno, puoi sfruttare lo smarrimento del nemico per sfare un attacco aggiuntivo. Ok, la mia abilità puoi prendere ai compagni nuove tecniche ausiliarie. Ok. Crisi, aspetta, aspetta, porco il tuo mondo. Quando il tuo PV scende a zero entri in crisi, oltre a non poter ricordare abilità per consumare fiamme perderai gradualmente i PV massimi, se questi si azzerano chi sarà game over. Non ti dando stato di crisi per passare del tempo, ma spesso saranno i tuoi compagni ad aiutarti a riprenderti. Ah, grazie. Ah, quindi ti danno tipo una specie di... ti curano tipo, ok. Soccorrimi. Anche i compagni scanner ti danno in crisi quando i tuoi PV scenderanno a zero. Poiché i compagni non possono riprendersi da soli, dovrai aggiungere ad aiutare personalmente. Aiuto un compagno in crisi, l'ho già fatto. Mi piace troppo io. Uscire dallo stato di crisi non farà recuperare tutti i PV massimi. Per accelerare il recupero è necessario ricorrere a degli oggetti. Ok. Oggetti. Vabbè, sì, queste cose qua sono le classiche in battaglia. Oggetti, RT. No, aspettate, pozione. Pronto. Pozione Noctis. Ok. Devo continuare fino a che... Ok. Ma basta. Lo farei anche, ma... Ok. Ah, ok. Anche gli elisir quindi ti fanno tornare sulla vita. Ok. Pensavo ti facessi tirare solo sui PM. L'arcobaleno è bellissimo. Quando recuperi i PV attuali massimi grazie a un oggetto, esci istantaneamente dallo stato di crisi. Ok. Perfetto. Unisci le forze e comprare e sconfiggi Gladio. Ok. Vieni. Uah!
Ok. No, cazzo, non avevo visto la X. Ok, RB. Cazzo. Vai. Ah, sono io che sono esausto, sì. Aspetta, aspetta, aspetta che sono esausto. Pensaci un secondo te. Ok. Vai, grandissimo. Grandissimo Noctis. Wow! Grandissimo Noctis. Balla lì. Balla. Finché i tuoi compagni con te non devi aver paura di nulla. Va bene. Puoi tornare alla sala di astramento nel mondo... Non in pausa. Prova anche l'esercitazione per far pratica con azioni speciali come le parate e il lancio di magie in vista delle battaglie più difficili. Sarà sempre accanto a te. Ok, ora vai a fai attenzione. No, ragazzi, allora, vabbè, le altre cose adesso le vediamo poi dopo. Tanto questo qua è il tutorial base che almeno così possiamo vedere tranquilli. Ne vediamo un po'. Allora, ragazzi, io direi che per il tutorial vi lasciamo qua. E iniziamo adesso la parte di gioco proprio, ok? Allora, un secondo solo, che finisce il caricamento. Stacco e ci vediamo dopo. Questa è la storia di un res destinato a salvare il mondo. Aspettate un secondo, ho capito, va. Devo fare, aspettare per forza un attimo. Attenzione, video, ragazzi. Video. Naturalmente, ragazzi, non ho messo al massimo la grafica perché mi sa tanto che cioè, la scheda video sarebbe messa molto, molto a dura prova. Ok. Allora, ragazzi, vi fermo qua e col prossimo video vi faccio vedere che cosa succederà. Allora, intanto ringrazio, ragazzi, gli Yes Game, che è il sito che mi sponsorizza. Mi raccomando, passateci. C'è scritto sotto in descrizione il sito. Passateci perché ci sono sempre nuove novità sul mondo videoludico e anche sui film. Mi raccomando, andateci, ragazzi. E ci vediamo, ragazzi, col prossimo video dove vedremo che cosa succederà. Alla prossima, ciao ragazzi!